I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Lecce hanno eseguito il sequestro preventivo degli impianti che si trovano non lontano dal campo di calcio comunale di San Donaci, emesso dalla GIP del Tribunale di Brindisi. 7 le società coinvolte nell'indagine, tutte riconducibili ad un'unica compagine societaria. 12 le persone indagate, ritenute responsabili in concorso tra loro per aver realizzato 9 impianti fotovoltaici senza le dovute autorizzazioni. Il valore degli impianti posti sotto sequestro equivale a circa 45 milioni di euro. Il sequestro preventivo è stato eseguito su una superficie complessiva di circa 30 ettari dove sono stati installati 2 parchi fotovoltaici, rispettivamente di 7 e 2 impianti, ciascuno di potenza inferiore ad 1 megawatt, nel territorio appunto di San Donaci a sud di Brindisi. Questa mattina il presidente della provincia di Brindisi, Massimo Ferrarese, accompagnato dall'assessore provinciale ai trasporti Donato Baccaro e dal dirigente dei settori lavori pubblici Vito Ingletti, ha presenziato alla cerimonia di inizio per la realizzazione di un rondò sulla ex strada statale 16 Brindisi-San Vito dei Normanni, all'altezza con l'intersezione con la strada provinciale 43 per Restinco, subito dopo la caserma militare Carlotto. Si tratta di un'opera importantissima, ha dichiarato il presidente Ferrarese, dal punto di vista della sicurezza stradale, in quanto andiamo ad intervenire presso un incrocio che negli anni è stato teatro di numerosi incidenti, alcuni anche mortali, e che comporterà il miglioramento della viabilità di accesso alla caserma militare Carlotto, eliminando il semaforo esistente e quindi evitando la formazione di lunghe code con pericoli di tamponamenti. Inoltre questo rondò interesserà anche la strada di accesso al deposito mezzi che si trova dalla parte opposta della caserma Carlotto, contribuendo quindi a snellire il traffico e ad aumentare il grado di sicurezza per gli automobilisti. Tra l'altro, ha detto il presidente Ferrarese, si tratta del rondò più grande che la provincia abbia mai realizzato, in quanto avrà la forma di un'ellisse e un diametro esterno pari a 52 metri. Brindisi Bene Comune ha organizzato l'incontro Mangiar non nuoce, salute e lavoro in agricoltura, un incontro per affrontare il tema dell'agricoltura sostenibile. La produzione agricola oggi dipende infatti sempre più dalla chimica, ponendo problemi per la salute di chi mangia, ma anche dei lavoratori che utilizzano nelle campagne quei prodotti. Nel corso dell'incontro si è discusso inoltre del diritto ad un cibo sostenibile, quindi di agricoltura biologica, filiera corta, prodotti a chilometro zero e possibili soluzioni per un'agricoltura in crisi. Continuano a giungere presso la Confconsumatori denunce di criticità nell'ambito dei rapporti contrattuali aventi per oggetto il servizio di erogazione di energia elettrica. Di recente la Confconsumatori ha ottenuto un importante successo in sede giudiziale. Il giudice di pace ha infatti dato ragione ad una coppia di associati che, senza aver mai espresso né per iscritto né verbalmente la volontà di cambiare fornitore, si erano ritrovati ad essere clienti non più di Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela, ma di Enel Energia Mercato Libero. Il giudice ha dichiarato integralmente nullo il nuovo contratto di fornitura e, oltre all'intromissione coattiva del gestore nell'erogazione di fornitura elettrica, ha censurato la condotta arbitraria e legittima della società che aveva inoltrato una serie di solleciti di pagamento, nonostante il tentativo da parte dei clienti di esercitare il diritto di ripensamento. Questione mensa scolastica. L'amministrazione comunale ha voluto agire in un'ottica di trasparenza per poter garantire nella prossima gara i massimi principi di equità. Eliminato infatti il vincolo di 10 km che agevolava indubbiamente le aziende più vicine alla città, adesso qualsiasi ditta potrà partecipare alla gara, perché è stato messo a disposizione un centro cottura da realizzare nella scuola di Via Basento a Rione Perrino. Questo per consentire il rispetto dei tempi corretti dall'emissione del pasto alla consegna. L'assessore comunale Antonio Giunta ha già effettuato, congiuntamente agli organi competenti della ASL, i necessari sopralluoghi per verificare l'idoneità della struttura. Presso la sala convegni dell'ASL si è svolta la premiazione del concorso Il tuo modo di donare la vita, con le opere di fotografia grafica e video presentate sul tema della donazione di organi e tessuti. La commissione ha valutato 22 opere, un numero inaspettatamente inferiore rispetto alle precedenti 2 edizioni, ma comunque di notevole impatto emotivo. Per la categoria video ha vinto il primo premio il lavoro presentato dagli studenti del liceo Don Quirico Punzi di Cisternino. Per la fotografia il primo premio è andato a Cosimo Bungaro di Francavilla, mentre Tania Medico di Brindisi ha avuto una menzione speciale per l'immagine intitolata Vivere. L'iniziativa è stata curata dalla dottoressa Ida Santoro, coordinatrice aziendale del tavolo di lavoro sulla donazione del Comitato Consultivo Misto ASL di Brindisi.
Giornata di studi presso la Cittadella della Ricerca sulla datazione della lupa capitolina, cominciate nel 2007, infatti si sono ora concluse le ricerche effettuate dai ricercatori del CEDAD sulla datazione della celebre statua simbolo di Roma. La datazione con il radiocarbonio, con l'acceleratore Tandetron dell'Università del Salento e le analisi isotopiche effettuate sui materiali organici ritrovati nelle terre di fusione della statua hanno consentito di stabilire che la lupa capitolina è stata realizzata nel Medioevo e non in epoca etrusca, come finora attribuito dalla storia dell'arte su base stilistica. I risultati della ricerca sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa dal professor Lucio Calcagnile.